Carmelo Oliveri, segretario dell'UGL, dà una buona notizia: la vicenda delle lavoratrici della refezione scolastica del comune di Caltanissetta si è risolta positivamente. Tutte le lavoratrici storiche che da maggio scorso erano senza lavoro sono tornate in servizio. Sì, finalmente si è conclusa questa annosa vicenda per quanto riguarda le mense scolastiche e oggi possiamo dire di aver ottenuto un grosso risultato, perché tutte le lavoratrici storiche, le 51, sono ritornate in servizio. Quindi l'amministrazione comunale ha mantenuto gli impegni presi? Certo, questo è stato importante, anche gli accordi presi sindacalmente con l'assessore Tricoli e il sindaco Giovanni Ruvolo hanno rispettato l'accordo preso e quindi per noi questa è una grande vittoria, perché a livello sindacale ci sembrava doveroso dare delle risposte a persone che dopo 15 anni che lavoravano in un servizio scolastico riprendessero il proprio posto di lavoro. Ricordiamo cos'è accaduto per chi non lo sapesse: in pratica a settembre la riapertura delle scuole, la Blue Coop, la cooperativa che gestisce il servizio di refezione scolastica, inizialmente vantava i pasti, come da accordi presi con l'amministrazione, direttamente da fuori. Poi ci sono stati disordini, si è deciso di cucinare nuovamente nelle scuole, però sono state assunte a tempo determinato altre lavoratrici, lasciando fuori quelle storiche perché le nuove lavoratrici erano disposte a lavorare a meno ore e a meno compenso, quelle storiche ovviamente no. E adesso è stata espletata la nuova gara d'appalto, come si è risolta la vicenda? Ma la vicenda si è risolta che con la nuova proroga data al comune alla Blue Coop abbiamo ottenuto appunto questo risultato. Le 26 persone assunte a ottobre, è brutto dirlo, ma il sindacato deve fare anche chiarezza e deve lavorare sulla trasparenza e la legittimità di un posto di lavoro. Sono state licenziate perché secondo noi e secondo il parere anche di persone competenti all'interno dell'amministrazione che gestiscono comunque le mense scolastiche, si è visto praticamente che il posto andava riservato alle 51 storiche, perché non si possono mettere da parte 26 lavoratrici, perché si tratta praticamente di 26 lavoratrici storiche che erano rimaste fuori. Dopo 15 anni messe da parte senza motivazione e creando un danno a loro personalmente e alle proprie famiglie. Da precisare che le lavoratrici che erano state assunte al posto di quelle storiche erano state assunte con contratto a tempo determinato, quindi non sono state licenziate, ma è scaduto il contratto.